Amici miei in onda dell'avventura, benvenuti lunedì 17 ottobre a questa nuova AMA. Vediamo assieme i temi che verranno trattati all'interno di questa sessione live. Come sempre, a livello settimanale sono decisamente molti. Vedremo la mia flotta personale. Flotta si fa per dire, sono tre pezzi su a Star Atlas, due nuovi fondi piuttosto interessanti per il loro profilo tematico e per la divergenza che si sta iniziando a percepire tra stile value e stile grow. L'hash rate di Bitcoin al top, che cosa significa? Il liquid supply su Bitcoin, le elezioni di midterm sugli Stati Uniti, Quant Network, e le previsioni dei Fed Funds tra 2 settimane, il 2 di ottobre. Partiamo con una chiamata alle armi, ossia se andiamo indietro con il tempo e torniamo, per chi lo ha vissuto alla fine del 2018, potrete notare questa pesante contrazione che è evidenziata proprio dall'estensione delle bande di Bollinger. Sostanzialmente eravamo intorno al 12 di novembre, Bitcoin all'epoca quotava circa 6.500 dollari, 2 settimane dopo aveva perso il 50%. Ebbene, in questo momento vediamo tanti commenti su le varie community, influencer, trader e così via, che richiamano un po' a quel periodo storico, cioè sostanzialmente la fase del fine 2018 in cui Bitcoin continuò a lateralizzare quasi immobilizzato per molte settimane, quasi 3 mesi, per poi platealmente correggere e scendere di 50 punti percentuali. Ebbene, vi fu un trigger event all'epoca che sprigionò tutta quella negatività, o se non altro che aprì le porte alla fuoriuscita dei tori. Era l'hard fork su Bitcoin Cash, se qualcuno se lo ricorda. Sostanzialmente le varie beghe, lotte intestine che c'erano dentro la comunità di Bitcoin Cash lo portarono a splittarsi in due: il Bitcoin Cash SV, Bitcoin Cash Satoshi Vision, e poi il Bitcoin Cash ABC, Adjustable Block Size, ABS, scusate, Adjustable Block Size, che poi con il tempo divennero rispettivamente il Bitcoin Cash che conosciamo e il Bitcoin SV Station Wagon, come lo chiamo io. Fu proprio quel episodio che creò tanto sia allarmismo, ma ovviamente diede fuoco alle polveri. Ebbene, noi nei prossimi mesi o settimane non avremmo in tal senso un fenomeno, un trigger event di questa portata, se non altro su Bitcoin e tantomeno su coin che possono essere di rilievo per l'andamento del mercato. Potremmo richiamare un mese fa quello che accade a Ethereum, abbiamo visto le conseguenze. Mentre sul versante invece cosiddetto macro ci potrebbero essere delle sorprese, ma non so se saranno della dimensione tale di arrivare a sprigionare tutta questa veemenza. Ad ogni modo, è sempre utile andare indietro con la memoria e verificare, analizzare che cosa aveva generato quel sell-off. Passando ai temi cardine della giornata odierna, partirei proprio con le varie aspettative che ci sono tra 2 settimane, il 2 novembre. Come potete vedere, prezzano le attuali quotazioni
un ulteriore aumento di altri 75 busi, di altri 75 punti base. E non sarà finita lì, perché come potete notare, grosso modo 3 settimane dopo, a metà dicembre, ce ne aspetta un altro, ci aspetta un altro aumento, forse di 50. Questo potrebbe fare male, questo potrebbe fare male al mercato e creare quel, non dico trigger event, perché è aspettato l'esito, è probabilmente già anche incorporato, ma un certo tipo di pressione. Andando a prendere Fidelity tramite la sua consociata, la Digital Asset, quella che si occupa di fare reportistica e analisi per quanto riguarda l'andamento della criptosfera, il recente report mensile ha messo in evidenza come sia sempre più critica lo scenario per i miners, ossia costa sempre di più minare Bitcoin, anche in relazione a l'aumento dei costi energetici è sempre più difficile. Purtroppo il mercato in questo momento creerebbe un'equity negativa e li mette profondamente in difficoltà. Queste condizioni non è che possono durare per tanto tempo, anche se andiamo a prendere le società o i competitor, i leader di mercato, quelli che hanno le spalle più forti. Significa che ci potrebbero essere delle necessità da parte di qualcuno di andare a smobilizzare le rewards per generare risorse finanziarie per far fronte ai costi operativi. L'ideale è quando il mercato sale, dopo una fase di accumulo il mercato inizia a salire e dà la possibilità a loro appunto di andare a vendere sul mercato gran parte delle quotazioni, delle dotazioni, ottenere risorse finanziarie che poi servono per implementare tutta la linea di gestione. Da questo punto di vista diventa un ulteriore elemento di vulnerabilità del momento attuale, della fase che stiamo attraversando, che potrebbe purtroppo andare avanti ancora per tutta la fine del 2022. Quindi a quelli che scrivono anche in privato, secondo te quando finirà il bear market, ricordatevi che le fortune, i patrimoni si costruiscono durante il bear market o in taluni casi addirittura quando si creano degli improvvisi shock finanziari. Ricordiamoci marzo 2020, quando tutti i disperati, tutti i retail uscivano dai mercati e volevano andare in liquidità e al supermercato per acquistare la carta igienica, perché c'era la paura che non ci fossero più forniture, mentre chi aveva le spalle grosse e capitali a disposizione faceva incetta di azioni, e abbiamo visto poi a distanza di un anno e mezzo o due che tipo di risultati ha avuto quel ingresso sul mercato, proprio quando non solo vi è bear market, ma in taluni casi anche veri e propri crash o panic selling dovuti a condizioni di mercato improvvisamente avverse. Passiamo, tenete in caldo le domande, che tanto poi le evadiamo come sempre nei consueti 30 minuti dedicati al question time. Passiamo adesso a un altro tema di mercato che sta scaldando gli animi delle community. Ethereum ormai è a tutti gli effetti censurabile. Non è più un rischio di possibilità, non è più un'opinione, non è più una congettura, è una certezza, perché come potete vedere, senza che entriamo adesso nel tecnicismo che porterebbe via troppo tempo, chi vuole poi può andarlo a approfondire, ma ci sono tanti influencer che hanno pubblicato oggi proprie view su questa constatazione di mercato. Censurabilità di Ethereum. L'OFAC, per chi non lo conoscesse, è
un'authority, in questo caso qua federale negli Stati Uniti, Office for Financial Asset Control, che si occupa di andare a monitorare i flussi finanziari. Quindi lo scopo di questo tipo di l'evidenza di questa notizia è che in un futuro non molto distante, stiamo parlando di settimane, mesi, verranno implementati strumenti per censurare alcune transazioni, per renderle sostanzialmente inutilizzabili. Proprio quello di cui si diceva nelle precedenti sessioni, in cui guardate che il coin tainting produrrà questo tipo di effetti. Io a agosto mi ricordo che feci un video recensione proprio su questo tipo di rischio, mettendo in evidenza come dopo il merge finiva i sogni di gloria per tutti gli Ethereum fanboys. Ho ricevuto per due giorni insulti, offese, cose tipiche, commenti ridicoli di chi vive nel mondo di fantasia. Oggi queste stesse persone si trovano con un grande dildo di plastica inserito nel di dietro, perché è evidente ormai che il futuro di Ethereum sarà la centralizzazione totale, perché si vorrà controllare la DeFi, non c'è modo di tornare indietro. Quindi Ethereum, Solana, Binance, come potete vedere, ce ne sono, tutte sono centralizzate, finirà che i più grandi network saranno in mano di pochi. Ecco per quale motivo è fondamentale evitare di ritrovarsi in quelle condizioni di vulnerabilità causa KYC, e quindi riconducibili al coin tainting. Non c'è da aggiungere altro, se non che noi come incubatore finanziario non abbiamo esposizioni nei confronti, lo ripetiamo sempre, non abbiamo esposizioni nei confronti di Ethereum, e non abbiamo alcun tipo in questo momento qua di convinzione. Magari nei prossimi mesi, magari con il 2000, inizio 2023, se ci saranno le opportunità per un acquisto tattico significa che si entra a $1,000 su Ethereum per poi scaricarlo più avanti a 1,500, quello sì, ma non posizionamenti cosiddetti strategici. Vi suggerisco di andarlo ad approfondire con significativo spessore quello che sta accadendo attorno a Ethereum, perché a mio modo di vedere avere posizioni impegnative sulla DeFi all'interno di Ethereum è assolutamente controproducente, perché non sarà più DeFi per definizione, non sarà finanza decentralizzata, sarà finanza centralizzata, e qui si potrebbe mettersi a ridere pensando ad alcune persone. Bene, andiamo alla prossima e chiamiamo in causa, la finanza tradizionale o l'asset management tradizionale, quindi l'industria dei fondi comuni di investimento. Questo è un editoriale proprio uscito nella giornata odierna di un noto editore del mondo finanziario, che andando ad intervistare alcuni gestori di fondi fa emergere, porta alla luce come l'high tech, che adesso è fortemente in sofferenza, non solo quello statunitense ma anche in Asia è così, potrebbe rappresentare la sorpresa per il prossimo anno. Per quale motivo? Perché in questo momento sta scontando tutta un insieme di elementi particolarmente negativi che purtroppo stanno confluendo tutti assieme. Ci si sta aggiungendo anche il rischio di un'estensione, di un'apertura di conflitto anche in Asia tra la Cina e Taiwan. Sapete che Taiwan è un centro produttivo di eccellenza per tutta l'industria high tech, quindi se noi in Europa ci siamo trovati in una posizione di vulnerabilità per la messa in stato d'accusa della Russia, potete immaginare loro per quello che potrebbe accadere a Taiwan. Prendete qualsiasi
device di ultima generazione, che ne so, potrebbe essere da uno smartphone a un laptop, a anche una camera, cioè una fotocamera di ultima generazione, quelli di maggior prestigio sono non made in China, ma sono ancora made in Taiwan. Ad esempio la Canon è ancora made in Taiwan, questo proprio per far comprendere l'importanza che ha quell'isola. Detto questo, passiamo pertanto ad una chiamata tematica, ossia abbiamo visto che cosa rappresenta quelle che sono i driver attesi dall'industria dell'asset management per il 2023. Ormai il 2022 si tratterà di gestire la posizione, portarla avanti, ben sapendo che l'annus horribilis all'annus horribilis mancano sì e no a 2 mesi, e qui non c'è fondo obbligazionario, non c'è fondo azionario, non c'è fondo flessibile che non abbia sottoperformato, quindi che abbia ottenuto risultati negativi. Certo, vi sono comparti invece che si sono comportati molto meglio rispetto all'andamento di mercato, a chi ad esempio sono riusciti a contenere la volatilità a meno 8, meno 10%, quindi un punto percentuale di perdita al mese, che è un ottimo risultato per, ripeto, l'industria della gestione attiva con l'annata del 2022. Passando a appunto le chiamate tematiche, oggi vediamo una new entry, un fondo che è stato lanciato qualche mese fa a giugno da Invesco, che è uno dei primi 10 gestori statunitensi, che si chiama Invesco Metaverse Fund. Grandissima fantasia. Secondo voi un fondo che si chiama Invesco Metaverse Fund che in cosa investe? Non investe in crypto asset del mondo metaverso, ma investe in tutti quei temi specifici che rappresenta il metaverso nei prossimi anni. E come potete vedere troviamo materiali, elaborazione dei dati, hardware, reti, piattaforme per il metaverso, strumenti di interscambio, pagamenti nel metaverso e servizi legati a svariati asset. Vengono inserite pertanto all'interno del fondo che cosa? Tutte quelle società a livello mondiale che ovviamente sono quotate sui mercati regolamentati, che possano essere in grado di rivalutarsi in misura rilevante a fronte di questo specifico tema di investimento, che ovviamente adesso si è raffreddato tantissimo. Torniamo indietro un anno con la memoria ed erano tutti che parlavano di Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, Gala, Star Atlas e qualcos'altro. E abbiamo visto tipo di contrazione ha connaturato poi quel mercato nel suo specifico. Attenzione, è da investirci? In questo momento mi sento di dirvi ancora di no. Questo è un fondo da watchlist, cioè un fondo che da sapere che esiste, che ha il vantaggio di avere una gestione attiva particolarmente prestigiosa. Invesco è una delle prime, come ho detto prima, una delle case di gestione più rinomate negli Stati Uniti, ed essendo appena stato lanciato, le sue caratteristiche di fondo, devo dire che sono in questo momento abbastanza modeste. Come potete notare, abbiamo sì e no 30 milioni di massa gestita, cioè niente. Io non li prendo mai in considerazione i fondi se non hanno almeno 250 milioni di dollari, però qui ovviamente stiamo parlando di un fondo che è stato appena lanciato, è appena nato e si trova in un momento di mercato particolarmente ostile, quindi ha difficoltà non solo a performare ma anche a fare raccolta, perché è abbastanza difficile trovare qualcuno che va a investire sul metaverso in questo modo, in questo momento. Ad ogni modo, il comparto penso che io
personalmente lo andrò ad inserire all'interno del mio stesso portafoglio, non so ancora quando, però è lì, come si suol dire, sui radar, pronto per essere inserito. Tutti quelli che ancora adesso qualche volta mi scrivono chiedendo ma io ho provato a vedere con la mia banca di sottoscrivere il fondo XYZ che hai analizzato durante l'AMA del tal giorno, e la mia banca mi dice o che non lo può, non me lo può offrire, o peggio, se me lo può offrire mi applica una commissione d'ingresso del 4% sulla massa che viene investita. Stiamo parlando, come sempre, di intermediari finanziari inefficienti che devono remunerare la rete, quindi applicano le commissioni. Ricordate che le commissioni d'ingresso e anche quelle di uscita sono discrezionali, cioè la casa di gestione grava il prodotto, tutte, no, solo Invesco, tutte, di un management fee che è il costo per amministrare il fondo, sia dal punto di vista amministrativo, contabile, ma finanziario, ma anche poi della politica di gestione. Quindi, ad esempio, organizzare, che ne so, gli incontri con il management, abbiamo visto prima, di Amazon, per capire come l'azienda nei prossimi anni o già adesso si sta posizionando per cavalcare il tema del metaverso. E quindi il management, che ne so, sostiene in questo caso qua costi di trasferta che servono e creano valore aggiunto per capire se ha senso andare a mettere Amazon, perché se voi utilizzate invece il classico ETF a replica, in questo caso qua mi sentirei di dire sintetica, vi trovate con che cosa? Con un indice che non esprime potenzialità più di tanto. Per quale motivo? Perché non viene fatta l'attività principe in questo momento di mercato, che è la discriminazione, capire di tutte le mega cap quella che è più esposta sul metaverso, quella che sta effettivamente realizzando qualcosa sul metaverso, quella che magari detiene anche crypto asset legati al metaverso o infrastrutture che servono ad altri metaversi esistenti e così via. Discorrendo in sintesi, quindi chi si trova in queste condizioni che la propria banca gli applica commissione, casomai mi scrivete in privato, perché su YouTube non si possono mettere link, e vi do due o tre marketplace online che vi consentono di agganciare il vostro conto corrente ed effettuare le sottoscrizioni su qualsiasi gamma di fondo distribuito e collocato in Italia, quindi andando a prendere tutta la rosa delle case di gestione a livello mondiale, ovviamente autorizzate a distribuire e collocare in Italia. Bene, oltre a questa chiamata su Invesco Metaverse, ripeto, per adesso lo mettiamo, almeno io lo metto in sui radar, in attesa di un successivo ingresso più avanti. Ne vediamo un altro che invece è un ETF. Questo ETF è stato inserito, ETF replica fisica, quindi per dimostrare che non sono un fanatico della gestione attiva, ma al pari tutti gli investitori efficienti, vado a utilizzare quando ha significato e convenienza rispetto alla propensione a rischio e le aspettative di mercato anche ETF. E in questo caso qua parliamo dello Spider Euro Dividend Aristocrats con distribuzione semestrale dei dividendi. Che cos'è questo ETF? Come ho detto prima, ha avuto un primo ingresso anche sul patrimonio, sulla asset allocation di UChain. È stato effettuato un primo ingresso. È un fondo, un ETF, in questo caso qui, a replica replica passiva, come si dice, non ricordo più, scusate, in cui c'è replica fisica in cui all'interno del fondo trovate i titoli che compongono la composizione dell'indice. E che cosa abbiamo qui dentro? Se andiamo a fare un'analisi di merito, troviamo tutte azioni europee, attenzioni, europee, che erogano dividendi piuttosto corposi. Come potete vedere, si va da
pesi strategici che arrivano, queste sono le prime 10 posizioni ad oggi. Abbiamo energetico, ecco qua si vede un po' meglio, ci sono energetici, industriali, finanziari, utilities e così via discorrendo, proprio per far comprendere anche la suddivisione geografica oltre che settoriale. Questo è un tipico ETF per il mercato europeo. Ha il vantaggio di consentire un yield del 4%, eccolo qua, ai prezzi attuali rende il 4%. Cosa vuol dire che rende il 4%? Che chi lo compra, oltre alla volatilità tipica del mercato, sa che può contare su un flusso di income spalmato su base semestrale che viene riconosciuto a tutti i detentori, quindi incassate sostanzialmente tutto il cumulo di dividendi di chi? Di aziende quotate alla borsa, nelle borse principali borse europee, che sono aristocratiche per i dividendi. Cosa vuol dire aristocratica dei dividendi? È un tipico termine che viene utilizzato all'interno del mondo dell'asset management per individuare l'elite delle blue chip che hanno flussi di dividendi costanti in crescita e corposi in rapporto al prezzo, considerando che abbiamo la necessità da una parte di andare a coprirci dell'inflazione che è destinata a rientrare progressivamente nei prossimi semestri. Forse avremo il 5% per l'inizio di giugno, che sarebbe un ottimo risultato perché ci permetterebbe di avere con un prodotto del genere i tassi reali che diventano positivi o se non altro sterilizzano tutto il contributo del tutto il peso dell'inflazione. Come potete vedere, questo è un signor ETF a quasi un miliardo di massa gestita, siamo abbondantemente oltre quella soglia dei 250 milioni di euro che rappresentano il patrimonio, e il costo complessivo è 1,03, quindi in linea con le dinamiche della concorrenza. Questo io l'ho voluto inserire per due ragioni. Primo, perché qui abbiamo aziende, società resilienti, sì, la loro andamento di mercato è in sintonia con il clima che caratterizza in questo momento qui tutta l'Europa, però a me interessa quel 4% che comprato adesso è particolarmente conveniente per lo yield, perché da qui a un anno, quindi fine 2023, non dico che sono convinto, ma ritorneranno in auge tutte quelle priorità che avevano i gestori, ossia a remunerare il capitale in misura sistematica e costante, proprio quello che avevamo prima che iniziasse tutta la buriana con il conflitto in Europa orientale. Ricordatevelo, è fondamentale poter contare su un flusso di cassa certo, stabile e in grado di crescere in relazione alle tensioni e alle preoccupazioni dell'inflazione. Terminiamo prima di chiudere con Star Atlas. Star Atlas, no, cosa è successo? Oh, boh. Vediamo la mia personale allocazione di navi su Star Atlas. Stiamo parlando di navicelle che in questo caso sono non ha niente a che vedere con la flotta di U-Chain, che è ovviamente molto più corposa e ha dei pezzi anche di una certa consistenza. Qui abbiamo a che fare con tre small spaceship. La prima, che come potete vedere ormai ha 300 giorni di navigazione, la di Zusambi, questa ricordo che l'ho acquistata in un momento, torniamo indietro
con la memoria quando c'è stata la prima grande contrazione di Bitcoin verso gennaio di quest'anno. I prezzi, gli originator price di ogni spaceship sono legati a un algoritmo che cambia il prezzo in relazione appunto alle dinamiche soprattutto di Bitcoin. E queste, quindi questa al momento attuale mi pare che viaggi, andiamo a vederlo direttamente il prezzo, vediamolo, dovrebbe essere sui $500. 500 USDC. Così rispondiamo anche a tutti quelli che chiedono: ma quali sono secondo te le ship migliori da mettere in portafoglio? E così via. Arrivo. Mi è fuori qua. Eccoli. Vediamo un parametro finanziario che io consiglio di osservare qualora si decida di andare a investire sugli NFT di Star Atlas, che sono appunto, eccola qua. Dunque andiamo su $350 e ha, come potete vedere, un origination price di $1200. Significa che per la contabilità delle rewards e del lancio del dell'item viene preso in considerazione questo prezzo. Ricordo che io lo comprai a circa 300, 400, scusate, 500 e qualcosa dollari. In questo momento sono in equity negativa, però considerando tutto il flusso di rewards incassato durante questi 300 giorni di navigazione score, siamo andati in positivo, nel senso che contributo nel suo complesso è diventato più che positivo. È per questo motivo che sono andato ad aggiungere, come potete vedere, neanche 2 settimane fa, due nuovi NFT, ovviamente sotto forma di spaceship, la Calico MedTech e la Fimbul Bios Earth. Vediamo un attimo che prezzi di Calico, eh? Allora, la prima, la Calico MedTech, acquistata a 250 USDC, oggi mi pareva che aveva già recuperato parecchio, nel senso che anche in questo caso le navi spaziali, questa è una small, anche le navi spaziali, no, ho sbagliato, questa è una small. Anche le navi spaziali, quelle di dimensione tutto sommato contenuta, sono soggette a quel tipo di volatilità. Ecco, come vedete, $340, anzi 340 USDC, abbiamo a che fare con un 250, sono circa $100, 60-65%. Ripeto, questo è un investimento che viene fatto con l'idea: chissà quanto varranno fra 3 anni, non fra un mese o non fra due, non fra 2 anni. Anche in questo caso qua si va sempre, vedete, a guardare l'origination price e la supply available. Meno ce ne sono, meglio è. Io consiglio, di per chi vuole puntare solo su un pezzo, solo su una nave, anche per la gestione, tutte le problematiche che ha, le ricariche, i refill e così via discorrendo, avere un available supply che non supera le 5.000. E in quel caso potete andare a comprare qualcosa di un po' più pesantino, tipo la Calico, vediamola qui la Calico, così vi rendete conto cosa significa fare questi tipi di comparazioni. Allora, la Calico, tutto è già una large, una medium, scusate. Allora, la Calico, eccola qua, questa è stata una delle prime, cosa sta? Eccolo qui. Calico Compact Hero era una delle prime che vennero lanciate dall'economia di gioco, da tutta la tokenomics, anche particolarmente attraente per il suo design. Questa, se non ricordo male, ha un origination price di $3500
e sono 2500 pezzi, vediamo. Ecco, intanto vedete che oggi, anche qui sta recuperato, questa valeva 1300 dollari due settimane fa, oggi vale già 1900. Eccolo qua, origination price 3500, quindi è a sconto del 50%, al pari di tante altre navi di tamagno, cioè di size medio-grande. E vedete, queste sono le cifre che a mio modo di vedere sono da tenere in osservazione. Quante ce ne sono? Perché queste sono navi che hanno delle funzioni, che avranno delle funzionalità di gioco specifiche. Se ne hai 1200 su tutta l'economia di gioco, quando, che ne so, la metà viene distrutta o diventa inutilizzabile, quelle navi è molto plausibile che aumentino quando il gioco, e se il gioco avrà successo negli anni a venire, l'NFT di questa spaceship potrebbe avere un valore particolarmente elevato. Vediamo se ho, scusate, perché io di solito mi segno occasionalmente i prezzi su questo notebook. Niente, deve essere su quell'altro. Comunque, tanto per darvi un'idea, questa qui era arrivata a costare 7500 dollari a febbraio, sotto San Valentino, me lo ricordo molto bene, sotto San Valentino era arrivata a costare 7500 dollari, quindi il doppio rispetto al suo prezzo di lancio. Sono valutazioni, ripeto, che a mio modo di vedere uno deve fare se crede fortemente sul gioco, come si svilupperà e così via discorrendo. Se non ci crede, lasciate stare. Tanto poi rispondiamo a tutti quanti. Cosa vuol dire? Non mi ricordo più. Ah sì, Polis. Poi, per spiegare che strategia di gestione dei rewards andiamo a effettuare. Questo è uno degli account di wallet che io utilizzo per la gestione dei polis. Come potete vedere, 1000 pezzi, niente di che, cioè scusate, sì, 1000 pezzi, niente di che, sono 300 euro, 350 euro, una cosa del genere, bloccati per 2 anni, che dovrebbero generare circa il 40% all'anno di revenue. Questi polis scaturiscono da che cosa? Lo swap che faccio regolarmente sui rewards delle navi. Quindi ogni nave genera un rewards, eccolo qui, lo vedete su base giornaliera, questo genera 40-50 atlas al giorno. Il calico Medtech 38, il Finbull, insomma, grosso modo, vedete, sono navi di dimensione modesta anche per il costo che hanno, però nei prossimi anni, se ci sarà quell'escalation di successo di adozione del gioco, saranno molto utilizzate per le missioni, per gli attacchi delle flotte verso altre flotte nemiche a seconda della fazione in cui appartieni e così via discorrendo, e potrebbe essere che il loro valore in qualità di NFT vada significativamente in aumento. L'unico aspetto negativo, quando avete una flotta molto cioè di size medio-basso, è che le ricariche sono abbastanza frequenti, ne arrivate a fare 3 a settimana. Non è che vi assorbono chissà quanto tempo, saranno 5 minuti ogni volta. Lo fate durante una telefonata o durante un momento di relax. Mentre se invece avete una dotazione, una flotta vostra personale con spaceship di tamagno, di size medio grande, lì potete arrivare a fare ricariche anche una volta a settimana. Quindi magari uno, anziché comprarsi 5 navi, ne compra una grande e fa una singola ricarica al
settimana si mette, che non so, un allarme sullo smartphone, è un'operazione che dura pochissimo tempo. Sono curioso di vedere cosa succederà quando avranno, ad esempio, 365 giorni di navigazione, queste NFT e pari altri che abbiamo anche su UChain. Lo ripeto ancora una volta per tutti quelli che lo chiedono anche in privato, a tutti i fini è uno scam, non è uno scam, non si vede niente, bisogna aspettare 3 giorni, sì, lo so, 3 anni, lo sappiamo, è così, è proprio come tornassi indietro nel tempo, qualcuno ti avesse detto nel 2010, guarda c'è Bitcoin, serve a sta roba, forse se avrà adozione salirà tanto, forse se non avrà adozione sarà denaro buttato nel water, e tanti a quell'epoca intrapresero la HEAR adoption, e magari quando se lo sono visti a $1,000 hanno cacciato la posizione, quello che è accaduto, con presunzione io posso aspettarmi che qualcosa del genere potrebbe accadere anche per Star Atlas. Ci sono ma la cosa che più mi interessa a me di Star Atlas è vedere costante fase di sviluppo e sempre più soggetti di rilievo istituzionale che investono su Star Atlas. Considerate che ci sono società di capital venture che hanno investito milioni di dollari in alcune astronavi, ovviamente quelle, le mega, mega large astronavi che lo gennaio, febbraio costavano $80,000-$90,000, quindi un NFT che costa $80,000-$90,000 e adesso anche quelle valgono il 30-40% in meno di quel prezzo. Bon, viste queste considerazioni di merito, possiamo prendere le vostre domande, i vostri quesiti. Vi ricordo che mercoledì ci sarà, ritorna con noi il mio omonimo, il grande Eugenio Sartorelli, faremo opzioni, look fro su opzioni di Bitcoin ed Ethereum mercoledì alle 19, pertanto ci faremo un'idea se anche la fine del 2022 potrebbe ricalcare il 2018, e poi giovedì 20 ottobre un super ospite gradito, il Marchese del Cripto, con lui faremo una discussione, scusate, una conversazione su quelle che sono le sue convinzioni tematiche di investimento sul mondo cripto, e commenteremo anche le principali notizie. Detto questo, andiamo a vedere, prendiamo le domande e vadiamole. A tutti quelli che mi scrivono su Quant Network, cosa fate, cosa non fate, così via, grazie per Quant, bla 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 e così via. Quant Network è inserita all'interno ovviamente di l'asset allocation di UChain in misura strategica, ha un peso che non è similare a quello di Solana, ma a quello di Polygon, sì, quindi in percentuale, quando ci sarà la pubblicazione del prossimo update di portafogli lo vedrete in percentuale quanto è arrivato a pesare Quant Network, che si è trasformato nel principale motore di performance della nostra asset allocation. In secondo luogo è inserita anche all'interno del portafoglio Road 200K, si sta anche quella dimostrando particolarmente propositiva come scelta. Non andremo per adesso a smobilizzarla, non è previsto un take profit, a meno che non la vediamo andare a 300 nei prossimi giorni. Se ci fosse un raggiungimento di $300, €300, potremmo valutare un take profit per Road to 100K, proprio per portare a casa, prendere beneficio sulla posizione, generare nuova liquidità da andare ad affiancare, da andare a utilizzare in seguito. Lo ripeto ancora una volta, Road 200K è un portafoglio statico con ribilanciamento periodico, non è day trading o multi day trading.
Grazie Kimbo per il caffè e per quanto sei forte. In attesa che Solana e Avalanche se guano mi chiedevo, credi sia ancora presto per fare cash out? Guarda, indirettamente ti ho appena risposto. Su Solana stiamo notando che il prezzo sta venendo stampellato piuttosto bene. Significa che la fondazione, al pari di quello che fanno anche altre società tipo Algorand, stanno supportando le quotazioni. Ripeto, se si verifica quello sciacquone di cui alcuni da tempo enunciano, un potenziale hit and run a 16.000 o anche più giù, è chiaro che tutto seguirà in scia. Sarebbe per noi cripto investitori e cripto gestori di buon auspicio vedere finalmente che i crypto markets si sganciano molto o diminuiscono la correlazione con gli asset rischiosi, perché questo darebbe tantissima convinzione a nuovi capitali ad entrare per far comprendere che quello è un mondo a sé stante. Anche tu Paolo, ma per quale motivo sta salendo? L'abbiamo spiegato cos'era 2 o 3 mesi fa, perché Quant era all'epoca una crypto asset sottovalutata, dovrebbe diventare quel motore di collegamento, un sistema operativo che consentirà la interoperabilità e la intercomunicazione tra quasi tutte le blockchain, una specie di, vedila così, immagina un Windows per tutti i programmi che si utilizzano in ambiente PC. Guido, ciao. Stavo valutando di espormi su Lang Seng Tech, ci vuoi sei il portafoglio, che ne pensi? Oppure meglio preferire un indice più diversificato? L'avevo indicato la settimana scorsa, il China ESG, cioè China Tech ESG Tech Leaders, una cosa del genere. Aspetta che te lo ritrovo fuori, che ce l'ho in portafoglio ed è stato indicato, eccolo qua, vediamo. Questo è, l'Ixor MSCI China ESG Leaders, te lo scrivo qua sulla chat. Comunque lo trovi menzionato sulla precedente l'Ixor, che cacchio adesso non scrivo, l'Ixor. Ecco qua, l'Ixor, MSCI, China. Arrivo. Cos'è che non prende il segnale? Boh. Vabbè, China, te lo scrivo così, dai. L'Ixor, MSCI, China, ESG Leaders, non ti puoi sbagliare. Tokyo, sbaglio o hai smobilizzato Mana a favore di Sand? Sì, Mana e Decentraland lo abbiamo abbandonato. Abbiamo deciso per adesso di concentrarci su The Sandbox solo per il fatto che quest'ultima ha più partnership strategiche di prestigio. Questo non significa che Mana sarà poi abbandonato per sempre. Ad esempio, lo scorso anno ci ha aiutato molto a performare. Dichiarazione di Xi Jinping, esatto, ciao Tommaso, è ancora presto per alzare la bandierina, vediamo che cosa emergerà come guideline dal congresso che termina domani del Partito Comunista Cinese, e dal quale capiremo anche se arriveranno nuovi afflussi di capitale sul mercato azionario cinese in forza delle convinzioni che esprimerà lo stesso Xi Jinping. Quant se manterrà le promette di sì, esatto, è una di quelle ipotesi, proprio come si ritiene, o se non altro, alcuni analisti ritengono che Solana potrebbe diventare la prossima Apple, o se non altro un'azienda di quelle proporzioni. Quant è ormai partita,
correggerà, ma di poco, stiamo a vedere. Giuseppe, mai ma se... Scusate, nessuno ha ancora scritto che ne pensi di Catena, potreste scriverlo sulla chat, per favore. Ma i massimalisti che vanno a comprare il caffè da McDonald's non ti sembra una barzelletta? Ho fatto notare nella giornata di ieri i transaction, scusate, i network transaction fee che ci sono quando utilizzi l'IT network, che possono arrivare a 2 a 3 centesimi, quindi spendi un dollaro il network ne assorbe, può arrivare a assorbirne fino a 3 centesimi, che è una follia. Se voi utilizzate altri payment gateway per il mondo cripto, io ho indicato vivamente Stellar Pay, che in questo momento qua è imbattibile, oltretutto anche adottata dalla stessa Starbucks, e vi dovrebbe far capire per quale motivo. Il Lightning Network, Plan B, Lugano, tutta sta roba servirà per vendere corsi, servizi, formazione, tutta roba che interessa a una ristretta cerchia di invasati che vanno sotto il nome di massimalisti, da oggi conosciuti anche come i terrapiattisti del mondo cripto. Guido, per esporsi unicamente sul mercato indiano hai studiato qualche fondo? No, in questo momento non ho convinzioni cosiddette legate ad un'unica nazione, ad un unico paese. C'era l'Indonesia che era particolarmente forte come momentum fino a qualche mese fa, ma adesso se c'è questo tipo di scelta a più, quindi puntare un'unica convinzione tematica direzionale, a mio modo di vedere ha più senso magari valutare il tech, una parte del tech, quello disruptive, che sarà in questo momento qua in grande sofferenza, ma ritornerà in auge proprio come è sempre accaduto negli anni precedenti. Lo ripeto ancora una volta, i patrimoni, quelli consistenti, le fortune si fanno nei momenti di bear market, quando si vanno a mettere giù le fish che al prossimo giro mi faranno lo straight up. Paolo, progetti interessanti ma con una tokenomics non particolarmente premiante per gli holder, potrebbero non essere buoni investimenti. Ma che cosa vuol dire? Progetti interessanti ma con una tokenomics non particolarmente premiante per gli holder, potrebbero non essere buoni investimenti? Sì, assolutamente, in particolar modo quando abbiamo a che fare con i token di governance. Token di governance dipende che interessi ci sono su quel crypto project per controllarlo, ma al di là di questo preferisco molto di più un utility token. Ti hanno fatto sì, ma guardate, ormai si capisce chi sta giocando con le figurine e chi muove capitali. Anche Edra Ashgraf rientra in questo contesto. Tommaso, avete visto? Sì. Per rispondere a Oi Motto, per rispondere a Oi Motto, non c'è Polkadot, non abbiamo Polkadot, valutata in più occasioni, ci abbiamo riflettuto nonostante ci siano tante convinzioni da parte di alcuni players che ritengono la chain in questo momento qua più sottovalutata. Vediamo casi d'uso tutto sommato abbastanza modesti e soprattutto una cosiddetta user experience che è da rabbrividire, nel senso che non avvicina certo a utilizzarla. Ricordate che nel prossimo futuro non è assolutamente detto che diventi la regina della cripto quella la migliore tecnologicamente parlando, potrebbe diventarlo la più adottata, e la più adottata può essere quella che ha dietro
il marketing più aggressivo, quella che sa imporre partnership di valore che ne portano visibilità, guardate il caso di Algorand, e così via discorrendo. Quindi attenzione a farsi questa illusione: quello è il miglior progetto tecnologico, non è assolutamente detto che sarà quello che avrà più adozione. Anzi, per quello che stiamo vedendo, mi pare che stia diventando quasi una certezza. Qui è tutto finito. Marco, incredibile come i crypto influencer non abbiano dedicato neanche un tweet. Ma, vabbè, devo essere diplomatico, non posso dire niente. La maggior parte sono Ethereum fanboys, Bitcoin fanatici e così via discorrendo, quindi la loro sfera di azione rimane lì. Perché costa troppo? Non so a cosa ti riferisci. Ancora Paolo. Il tema... No, guarda, Paolo, non abbiamo alcun tipo di... Avevamo un'esposizione su Convex, l'abbiamo abbandonata. Chiacchiere di distintivo. C'è troppo da... Cioè, ci sono... In questo momento si deve fare una scelta razionale. Hai tanto capitale? Boh, non vai a fare come nel 2021 50 progetti, perché tanto hai un mercato fortissimamente a rialzo che scaturiva anche l'autoreferenzialità post-halving, e quindi ti puoi permettere quel tipo di suddivisione del portafoglio. Adesso, in cui, come potete notare, c'è una rarefazione degli scambi, i volumi sono calati, ci sono sedimentazioni di quotazioni ormai trasversalmente parlando, devi scegliere 10-15 puro sangue sui quali vai a mettere la fish pesante, li segui costantemente day by day, vedi che tipo di reazione hanno su determinati livelli di prezzo e così, in modo tale che acquisisci anche tutta quella sensibilità sull'asset in relazione alle dinamiche di mercato, cosa che ti è difficile fare se segui 50 progetti. Io ho scelto anche questa strada, ossia il multi-asset risk parity, in contrapposizione a quella che avevamo prima, il core satellite, in cui c'era appunto il cuore Bitcoin e poi un satellite tipo gli anelli di Saturno con pesi che andavano dallo 0,25 al 2%, troppe posizioni da seguire che hanno anche poi problemi di natura contabile. Grazie per il tuo sostegno. Cosa faresti se fossi ministro dell'economia italiana? La prima cosa, la revisione della tutta la disciplina sul divorzio, e mi fermo qui. Regalare 2 bitcoin a tutti. Girge, anche io sono curioso di sapere la tua sulla The Curve Wars. Non abbiamo né esposizione né convinzioni su quel tipo di mondo, perché a nostro modo di vedere, con quello che sta accadendo, la DeFi sarà sempre più ridimensionata nel mondo Ethereum, per quello che abbiamo raccontato prima. Michele, quali sono le migliori piattaforme per comprare ETF? Guarda, gli ETF te li vendono come se fossero un'azione, cioè ti applicano la commissione di negoziazione come se comprassi Enel, Stellantis e Generali. Quindi basta che utilizzi un servizio di trading online o di banking online, sono 4 o 5 quelle più note in Italia, le commissioni vanno da 10 ai 19 euro, non è che cambia tanto. Tommaso. Sì, non è che è euforia, euforia più che altro perché termina l'aberrante ideologia che ci hanno imposto i governi democratici negli anni precedenti. Guardate, parlando di politica, ci sono le elezioni di midterm tra un mese, meno di un mese. Ebbene, dall'ultimo polls, ho pubblicato proprio nella giornata odierna su Twitter la previsione,
Il Senato se la giocheranno ancora 50-50. Il Senato, sapete, sono 100 senatori, due senatori per ogni Stato, quindi lì le dinamiche sono un po' diverse. Ma la Camera sembrerebbe che vincerà, cioè la Camera arriverà ad avere il controllo dei repubblicani, e questo cambia radicalmente l'agenda politica di Biden, perché non ha più il controllo del Congresso, quindi Camera e Senato. Se poi arrivasse a perdere anche il Senato, basta uno, in questo momento qua sono 50-50, e la Harris come vicepresidente ha il voto jolly, quindi vota ovviamente per spostare l'ago sempre dalla parte dei democratici. Ma se ci fosse anche lì, bastano due senatori che cambiano, basta uno stato a fare la differenza, e cambia l'impasse di tutto il Congresso. Ecco per quale motivo, per chi non lo sapesse, stanno tentando in tutti i modi di convertire Washington DC, Washington District of Columbia, in non distretto federale, ma stato a tutti gli effetti, in modo tale che possa anche lui partecipare con due senatori dentro al Congresso, e quindi passare da 100 a 102. Questo avrebbe una conseguenza di una certa rilevanza, proprio per il fatto che Washington DC è dichiaratamente democratica, cioè una città, un distretto cittadino metropolitano dichiaratamente. È un po' come Milano uno penserebbe dovrebbe votare a destra, in realtà in mano a idem, cioè la capitale industriale e finanziaria italiana. Scusate, capitale finanziaria italiana in mano al centro-sinistra è abbastanza discordante. Boh, andiamo verso la fine. Bear market, Costantino, ce ne sono troppi. Mio Dio, cosa dice qua? Madonna, che salasso chi è entrato su Atlas. Ma in realtà nessuno è entrato su Atlas. Perché Atlas tu li incassi come rewards, quindi ogni volta che li incassi o li swappi, tanto per darti un'idea, i primi 6 mesi di rewards li abbiamo swappati su USDC, con USDC, e poi li abbiamo messi in farming all'interno di Solana, quindi dipende. Se li hai lasciati in accumulo, certo ti sei trovato abbastanza spiazzato. Satomi, complimenti per la trasparenza del portafoglio, la maggior parte fuffaguro, non pubblicano mai i risultati, non avere problemi a far vedere asset in equity negativo è significativo. Ma sì, ma ripeto, non esiste nessuno che ha tutto il portafoglio di color verde. Ci sono dei momenti in cui alcune tue convinzioni il mercato non te le paga, devi essere capace o di sterilizzarle, quindi andarle a proteggere con qualche copertura, o se nel caso le smobilizzi, incassi la perdita, il loss, e poi ti vai a ristrutturare. È normalissimo nel mondo del trading comportarsi così. Marco, ma come mai tutti gli altri ci tengono a precisare che quello che dicono nei video non sono consigli finanziari e tu no? Ma non sono non possono essere consigli finanziari per definizione, in quanto sono indicativi di un pubblico generico, non sono specifici. Diventano consigli finanziari se io conosco la tua propensione al rischio, so i tuoi obiettivi di investimento, e quindi ti posso dare un consiglio, se no sono condivisioni di strategie di investimento. Se a uno gli piace le fa, se a uno non gli piace non le fa. Costantino, grazie. Il fastidio è vedere cripto senza senso, senza alcuna utilità, e progetti seri che sono fermi. Penso di capire a chi fai riferimento, condivido con te il pensiero. Perché gli altri sono semplici retail che condividono le loro opinioni. Eugenio Professioni, grazie per il tuo supporto. In moto, vediamo, prendo l'ultima tua, ma a questo prezzo qualche millino ti toglie sfizi in futuro. Va bene. Dino, una domanda banale. Tralasciando le ciclicità del Bitcoin, osservando la ciclicità storica, è questo il periodo giusto per entrare in determinati asset?
E cosa vuol dire tralasciando la ciclicità e osservando la ciclicità storica? Quant network al pari di Chainlink, al pari di Polygon, al pari di Nexo e così via discorrendo, stanno dimostrando, anche al pari di Stellar, perché Stellar è molto resiliente ai prezzi attuali, stanno dimostrando che ci sono dei criptovalute che si muovono molto più scorrelate rispetto a quello che fa l'andamento di mercato generale. E questo è il vero leitmotiv di adesso, cioè ricercarle, comprenderle ed inserirle e strutturare il portafoglio con quelli, tralasciando Bitcoin. Io sogno un prezzo per Bitcoin alla quale faremo cash out totale, basta, addio, fine, non c'ha più significato al nostro modo di vedere continuare a detenerlo, perché ormai si sono compromesse tutte le narrative. Tra l'altro, fra un mese e mezzo uscirà il libro mio, il pamphlet proprio sulle altcoin, e quello penso che farà da apripista, se non altro aprirà la mente a tanti. Guardo il Cotter Report, si nota che Chicago Trading Report, si nota che Bitcoin long sono squeezed, ma no, non sono più indicazioni di merito, perché hai visto, lo abbiamo visto nelle settimane precedenti, che a determinati livelli di prezzo si verificano le cacce agli stop, sia quando sei corto che quando sei lungo, proprio perché adesso abbiamo tutti questi strumenti che consentono di poter leggere il mercato con profondità e quindi sapere che su quei livelli, se vai a toccarli, fai saltare tutta una serie di posizioni in gain o in stop loss. Bon, prendo le ultime due. No, Illuvium non lo seguo. Non lo seguo assolutamente. Sandbox, Andrea. Offre ottime rewards, si fa staking in sense, si possiedono. Cosa ne pensi del progetto? Come ho detto prima, è stato anche inserito Sandbox su RO200K. Per adesso sono acquisti cosiddetti ancillari. Vedremo a che livello di peso strategico verrà portato nei prossimi settimane e mesi. Ricordo che il prezzo di Bitcoin è salito anche senza istituzioni, quindi pure il retail può muovere il mercato. No, ragazzi, non sarà così. Guardate, vi do un'anticipazione proprio di quello che verrà analizzato e descritto all'interno lì del pamphlet che sto redigendo. I retail hanno comprato in passato perché il prezzo era particolarmente conveniente, aveva delle dinamiche e soprattutto quantitativamente non era impattante. Oggi, se tu parli con uno sconosciuto e ti dice ti interessi di cripto? No, però vorrei investirci. Perché non hai comprato Bitcoin? La prima cosa che ti dicono tutti è costa troppo, anche se poi entri poi nella spiegazione del frazionamento Satoshi e così via, è un aspetto di natura psicologica, non c'è niente da fare, funziona per tutti gli investimenti. Più il prezzo sale, più i retail tenderanno ad allontanarsi e invece apriranno le porte dei. Ecco per quale motivo stanno cambiando anche tutti i modelli previsionali, perché un conto è Bitcoin a 100 dollari, ma Bitcoin a 30.000 dollari, l'impatto psicologico sul prezzo ha delle conseguenze non indifferenti. Nessuno scrive e Cadena? Che ne pensi di Cadena? Jacopo, ultima. Dal tuo video si evince che non credi che ci saranno banche che faranno la fine di Lehman. Non ci credi neanche che ci sia qualche bailout? Allora, non è che non ci saranno banche che faranno la fine di Lehman, è che se ci saranno casistiche stile Lehman, oggi esistono delle reti di protezione finanziaria più dei meccanismi appunto di bailout che non spostano tutta la tensione sui mercati finanziari, come è accaduto nel 2008-2009, in cui c'era una paura atavica che la tua banca fallisse. Io me lo ricordo perfettamente quel periodo, vero? Il telefono era incandescente, tutti chiamavano, ho 100.000 su questa banca, cosa rischio? È sicura? Come faccio? Non mi riesco. Era veramente, sembrava che stesse per cadere un asteroide sulla Terra. C'era
ho visto fare operazioni che sono rappresentative della stupidità clinica. C'è gente che andava in banca, si faceva fare l'assegno circolare, poi l'assegno circolare lo teneva in cassetta di sicurezza in casa, perché in questo modo qua il denaro non gli veniva colpito o segregato. Tutte ovviamente sciocchezze allucinanti, narrate su tantissimi blog di allora, non c'era Twitter, tutto questo tam-tam di YouTube, minchiate varie. C'erano alcuni blogger, metà di quali sono al gabbio adesso, l'altra metà è scappata all'estero per tutti i buffi che ha fatto. Comunque, grosso modo, si parlava di come proteggersi, come salvare la liquidità in banca. Hanno creato il bail-in, il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie più conosciuto legalmente come bail-in, che scarica tutti i costi della ristrutturazione bancaria su azionisti, obbligazionisti e depositanti qualora superiori ai 100.000 dollari. Andate a riguardarvi, anche adesso sento persone che parlano di Cipro nel 2013, però Cipro il governo ti ha portato via il 70%. Sono stupidaggini da bimbo minchia. Per quale motivo? Perché si è effettuata una ristrutturazione forzata in quell'epoca, quindi 9 anni fa, le due grandi banche cipriote che si sono trovate in tensione finanziaria, per non scaricare i costi della ristrutturazione, quindi oneri finanziari da imputare ai contribuenti, che cosa ha fatto il governo? Ha preso i depositi sopra i 100.000 dollari di chi non era cipriota, e la maggior parte erano tutti disperati russi, sovietici, cinesi, asiatici, sudamericani che detenevano lì capitali ingenti, ha convertito sopra questa soglia il 70% della disponibilità in azioni. E questa conversione ha permesso un aumento improvviso del capitale sociale della banca, che è riuscito pertanto ad aumentare il capitale di esercizio, rendendo la banca non più a rischio di insolvenza. Questo è il bail-in, significa evitare che arrivi il governo, che ci sia il fondo interbancario su tutela dei depositi e così via discorrendo. I costi di una ristrutturazione o di un risanamento li pagano gli obbligazionisti, gli azionisti e i correntisti fino a 100.000 dollari, proprio a 100.000 euro, proprio con il fine di andare a tutelare e la stabilità del mercato. Ad ogni modo, le banche, quelle di grandi dimensione, europee, ripeto, europee, sono soggette alla vigilanza dell'EBA, la quale ha da allora, ha reso molto più stringenti i controlli, il capitale di vigilanza, il courtier e tutto quello che necessita un istituto di credito per essere resiliente. I famosi stress test sugli attivi delle banche sono nati post quell'epoca, proprio per rendersi conto che tipo di risposta avrebbe avuto l'azione di una banca se ci fosse stata un certo tipo di tensione sul mercato del credito. In aggiunta, poi abbiamo avuto la Banca Centrale Europea che comprava letteralmente le obbligazioni delle banche, quelle sotto stress finanziario, e sappiamo che questo strumento di intervento monetario straordinario è lì pronto, basta aprire il cassetto e si riparte. Quindi finché siamo in Europa, dentro l'area euro, e la tua banca è una che è sottoposta alla vigilanza dell'EBA, io mi sento tranquillo, anche perché ad ogni modo non devi detenere disponibilità liquide superiore a quel tipo di importo, perché sarebbe assolutamente controproducente. Significa che tu sei disposto ad accettare il rischio di partecipare coattivamente alla ristrutturazione di quella banca, della banca in questione. Bon, allora salutiamo, siamo in chiusura. Vi ricordo, mercoledì, non perdete, ritorna con noi Eugenio Sartorelli, straordinaria live di commento alle opzioni su Bitcoin ed Ethereum. Capiremo che cosa si aspettano le mani forti per la fine dell'anno, e poi giovedì il Marchese del Cripto faremo
un'analisi delle convinzioni, delle sue tematiche, delle sue convinzioni tematiche di investimento. La settimana prossima, lunedì, ci ritroviamo per la consueta. Alle 17 tutte le domande a cui non è stata data risposta verranno riprese la settimana prossima e le approfondiremo. Buon proseguimento di giornata a tutti, buona serata, buoni investimenti, buon trading e anche a voi buona Solana. A presto e arrivederci, ciao a tutti!